Salve a tutti, eccoci, buon pomeriggio a tutti coloro che si stanno collegando in questo momento. Siamo in diretta con il primo talk show della storia della pallavolo laziale, Casa FIBA Lazio. Abbiamo spalancato le porte di questa casa. Do il benvenuto prima di tutto al presidente Andrea Burlandi. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Giorgio. Beh, che dire, non poteva che chiamarsi Casa FIBA Palazzo, visto che siamo tutti confinati nei nostri appartamenti, ma è una bellissima iniziativa, è una delle iniziative messe in campo dal nostro comitato. Noi siamo subito ripartiti con tutta una serie di idee e di attività per i nostri tesserati. Siamo partiti nelle modalità online che ci sono consentite dai mezzi tecnologici con i corsi allenatori. Abbiamo incontrato tutte le nostre società dei campionati regionali, si stanno incontrando anche gli arbitri, quindi tutte le componenti del nostro movimento. Ecco, questa nuova iniziativa che lanciamo oggi è anche quella di incontrare quello che normalmente chiamiamo un pubblico generalista, quindi i nostri tesserati, i ragazzi, le ragazze che fanno pallavolo nelle palestre, che vogliono entrare in contatto con noi, con contatti diretti, con domande specifiche e con l'intervento di tanti ospiti. Non saremo tantissimi perché abbiamo voluto anche contingentare il tempo della nostra trasmissione. Ma apriremo diversi scenari della nostra pallavolo, dalla Serie A alla Serie B, ai campioni, al beach volley, al sitting volley, al nostro torneo volley scuola che sta continuando anche nella parte non giocata. Soprattutto vuole essere un momento di confronto e di passare in spensieratezza parlando di pallavolo qualche momento insieme. Grande spazio verrà lasciato anche alle nostre società sportive che voglio in apertura ringraziare per il grande impegno che stanno mettendo per non lasciare i ragazzi da soli. Abbiamo avuto veramente tantissime testimonianze della vitalità del nostro mondo e siccome rappresentiamo un mondo così bello, così pieno di energia, il nostro comitato non poteva essere da meno che non lanciare anche una trasmissione vera e propria. Vedo che è stata apprezzata anche la sigla, insomma, vi ringraziamo perché vi state collegando in tanti, state anche commentando la nostra diretta. Vi ricordiamo che potrete interagire con noi durante questa mezz'ora che passeremo insieme, quindi fateci sapere le vostre impressioni, chiedeteci se avete delle curiosità relative anche al nostro movimento, a quello che accadrà nei prossimi mesi. Siamo qui anche per rispondere a tutti voi. E dato perché abbiamo proprio parlato di società, io, Presidente, inizierei accogliendo uno degli ospiti di questa puntata. In particolare abbiamo deciso di iniziare con Giulio Morelli della Roma 7. Giulio, ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Allora, Giulio, resta con noi perché avremo modo di parlare, insomma, delle vostre attività, delle tante attività che avete portato avanti in questi giorni. Siete diventati oramai delle star sui social con le dirette e tutto quanto, Grazie, grazie. Sì, sono no? state Dobbiamo dirette intervistare. timidissime. Sì, è vero, è vero. Sono state comunque tutte, insomma, dirette di qualità e siamo, insomma, molto contenti del seguito che sta avendo questa iniziativa. Ecco, allora, innanzitutto, insomma, avremo modo di tornare sulla vostra esperienza, anche se vuoi, se ti fa piacere, anche condividere con noi qualche tua perplessità, qualche occasione anche di spunto, di riflessione su quello che sarà il futuro della pallavolo laziale. Ma direi di introdurre il primo ospite di questa diretta, il secondo in realtà, lo facciamo con un piccolo video, come dire, una breve anteprima, vediamo se riuscire a cogliere, diciamo così, l'importanza e la caratura del personaggio. Io non svelo nulla e facciamo partire subito il video. Siamo noi, siamo noi, i campioni!
Sono le immagini di due trionfi in Coppa Italia, non uno, quindi oramai è diventato un esperto di questa competizione. Do il benvenuto ad Alessandro Spanakis. Ciao Ale. Ciao a tutti, grazie. Grazie insomma, avermi invitato in questa circostanza e grazie per la sorpresa, perché veramente sono immagini che fanno tornare in mente ai momenti belli, ecco, della nostra attività. Ecco, che effetto ti ha fatto rivedere quei trionfi? È stato bello, no? Bello, non me l'avevi detto, non me l'aspettavo. Bello, insomma, fa commuovere, che quelli sono i momenti, insomma, per cui uno fa tanti sacrifici e, insomma, portare a casa una coppa, soprattutto per la nostra regione, e bissarla quest'anno è stata sicuramente una bella, bella emozione. Abbiamo voluto in qualche modo iniziare con dei veri campioni, quindi oltre ad Alessandro c'è un'altra graditissima ospite che... Secondo me utilizziamo questo stratagemma per introdurla, un piccolo video e insomma l'avremo qui con noi. Beh, quello è stato un giorno speciale non solo per la pallavolo italiana, perché è stato un giorno davvero importante l'8 dicembre, ma che abbiamo, come dire, particolarmente a cuore come pallavolo laziale, perché è il giorno in cui Giulia Gennari, che abbiamo qui con noi, è diventata campionessa del mondo. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Sì, ciao. Allora, dici grazie, subito, grazie per le immagini. Insomma, cosa hai provato a rivedere quel giorno davvero speciale, no? Te l'aspettavi di arrivare a così, insomma, a livello così alto, il massimo che si può raggiungere, no? Campionessa del mondo. Sì, mi veniva da sorridere, perché ogni volta che le rivedi poi le immagini è sempre come essere di nuovo lì. È un'emozione forte, un'emozione forte. Senti, hai iniziato a Ostia. È stato un po' il tuo inizio con la pallavolo. Vorrei, ecco, che ci dedicassi qualche secondo per ricordare quello che è stato l'inizio, perché poi molte ragazze che ti stanno guardando possono anche ispirarti e trovare spunti dalla tua storia. Sì, io ho iniziato a giocare a pallavolo a Ostia, che è la società della città dove sono nata. E, ho fatto diversi anni lì nella giovanile, poi la serie B, e poi diciamo che il primo traguardo è stato andare al Club Italia, quindi mi sono trasferita, ho fatto 2 anni di Club Italia a Milano, a quell'epoca il Club Italia era ancora in B1, quindi ho fatto quei 2 anni di B1 e poi da lì ho iniziato la mia carriera, quindi a spostarmi un po' in tutta Italia e a giocare in B1, in A2, fino ad arrivare quest'anno a Limoco. Ecco, una squadra piena di campionesse, no? Come ti sei trovata? Qual è stato l'impatto nell'arrivare a una pallavolo di così alto livello? Insomma, un sogno, no? Immagino. Sì, all'inizio strano a partire dalla proposta, insomma, che ho detto... Siete sicuri che volete me? È stato strano, poi in palestra anche all'inizio mi sentivo ancora incredula. E, poi in realtà è venuto tutto da sé, loro sono grandi atlete, grandi ragazze, e come lo dimostrano sul campo a livello tecnico, lo dimostrano a livello umano tra di noi, quindi... È stato tutto molto naturale, si è creato un bel gruppo e il resto poi viene da sé. Bene, allora, insomma, sicuramente avremo tante curiosità, anche molte persone che ci stanno seguendo avranno da chiederti qualcosa, quindi non ci abbandonare, mi raccomando, torneremo da te. Volevo fare un salto da Alessandro,
faccio tornare ecco in scena, eccoci qui. Eccomi. Ci devi un po' raccontare, perché insomma, vieni da una società che è l'Olimpia Bergamo, che ha avuto una stagione incredibile, anche tu ovviamente ti sei fermato. Bergamo, come sappiamo, purtroppo insomma, è stata una delle città più colpite, no, da questa emergenza coronavirus. Allora volevo, insomma, sicuramente coinvolgerti in un pensiero per quella che è la tua città. La parte brutta, ecco, di questo episodio, perché poi nessuno se l'aspettava. Abbiamo visto che passavano i giorni, le cose peggioravano, ma veramente velocemente. Noi di fatto abbiamo fatto l'ultima nostra partita, è stata la vittoria di Coppa Italia il 23, dove un paio di giorni prima c'era stato il primo caso a Codogno. E da lì abbiamo sentito subito, insomma, abbiamo capito l'entità del danno che stava per crearsi nella nostra città. Io dico la nostra perché ovviamente sono 2 anni che sto lì e quindi mi sento anche in parte bergamasco, diciamo così. Mia figlia è nata il 25 gennaio, la mia terza figlia lì, quindi proprio in quell'ospedale così colpito. Niente, abbiamo capito che la situazione era abbastanza pesante. E fortunatamente siamo noi riusciti a tornare intorno al 3-4 marzo, ma sono in contatto ogni giorno con amici lì che mi dicono, ecco, si vede un leggero miglioramento negli ultimi giorni, ma lì veramente non c'è la percezione nelle altre zone d'Italia, francamente. Anche quando sono tornato a Roma ho capito subito che non c'era questa percezione del dramma che si stava vivendo su. Per una serie di motivi che adesso qua non stiamo a spiegare, non è di mia competenza, però per un motivo o per un altro è diventato questo epicentro, no? Quasi mondiale di questo virus. Situazione veramente complessa, difficile da gestire. Ecco, volevo coinvolgere anche il presidente Burlandi per interagire con Alessandro. Presidente, se c'è una domanda. Beh sì, è chiaro, il racconto di quello che è successo a Bergamo è particolarmente toccante e insomma è anche bello che in un contesto così incasinato la famiglia di Alessandro sia stata raggiunta dalla bella notizia della nuova arrivata. E ad Alessandro chiedo il contatto continuo che ha sicuramente con i dirigenti. Se anche in queste zone così martoriate si sta pensando all'organizzazione della squadra, voi quest'anno eravate una squadra che puntava probabilmente al massimo risultato, cioè avevate ottenuto con la Coppa Italia, se si sta muovendo già qualche cosa, cioè se c'è un primo segnale almeno mentale di ripartenza, la squadra intesa come prospettiva per l'anno. Beh, in realtà le difficoltà sono tante. Io sento che ovviamente ogni giorno il mio presidente, i dirigenti, so che l'intenzione è quella ovviamente di proseguire perché veramente è un percorso ormai più che ventennale di questa presidente, di questa dirigenza. Quindi mollare un progetto dopo aver finalmente poi ottenuto un risultato importante come questo, stavamo giocando anche lottando per questa benedetta promozione, ma ovviamente ci sono cose più grandi di noi. So che l'intenzione è quella, però stanno cercando di capire innanzitutto come verranno riformati i campionati, che da quello che ho capito in A2 diventa una priorità per tanti perché devono avere ovviamente delle sicurezze per poter pensare di continuare e in che modo. E poi cercare di capire nel momento in cui questa cosa si sarà un po' calmierata, ecco, capire effettiva poi partecipazione di alcuni sponsor storici. E in che modo? Quindi io so che ecco, la Zanetti, ex Foppa Pedretti, è parecchio in difficoltà, l'A2 del basket è parecchio in difficoltà. Difficoltà ci sono, è chiaro, andranno valutate secondo me giorno per giorno. La volontà che io sappia è quella di continuare, poi bisogna vedere come lo faranno. Ecco. Segnale molto positivo che anche nella zona più martoriata si stia pensando comunque No, quello a una sì. ripartenza. Senti, allora Alessandro, prima di introdurre, no, anche un po' un discorso relativo alle nostre società, so che ci segui sui social, vedi un po' tutte le attività che stiamo facendo. Volevo capire se c'era qualcosa, ecco, in particolare che ti aveva colpito in questi giorni, perché per quanto ci riguarda, la maggior parte delle nostre società stanno veramente generando un carico di passione veramente contagioso, no? Su tutti i profili, cercando di stare sempre a contatto con i loro tesserati anche in un momento difficile.
No, guarda, io veramente mi sono meravigliato in positivo, perché vedo che c'è, intanto faccio i complimenti anche a Giulio, perché ho seguito un po' delle sue cose belle, interessanti, però vedo che il comitato provinciale, regionale, insomma, tutti si stanno muovendo. Mi piace vedere che tanti tecnici stanno provando insomma, ad aggiornarsi, a studiare, c'è voglia di condividere, che questa è una cosa bellissima, quindi veramente sono contento, mi dà un'opportunità a me, come a tutti gli altri, di tenersi comunque aggiornato in questo momento così complicato. Io lo sto facendo, sto seguendo voi, sto seguendo tanti altri, perché penso che sia davvero un'opportunità unica, perché adesso noi avremmo giocato, penso, più o meno il periodo delle semifinali, insomma, playoff, dove partite ogni 3 giorni, allenamenti ogni giorno, probabilmente anche doppio, e questa opportunità ovviamente non ce l'hai. Invece potersi confrontare con altri tecnici di qualsiasi livello, perché vedo tavole rotonde dove c'è l'allenatore di serie B, serie D, allenatore di serie A, e tutti possono, no? Collaborare o comunque dire la propria idea. È una cosa molto interessante, molto bella, che sto apprezzando molto, ecco. Bene, e dato che è stato tirato in causa, allora lo facciamo entrare nella diretta. Giulio, eccoci qua. Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa idea, no? Di cercare di coinvolgere i vostri tesserati attraverso video interviste, perché poi state facendo anche un lavoro di tipo tecnico e anche fisico, no? Perché so che fate degli allenamenti a distanza. Però raccontaci un po', ecco, qual è la Sì, prospettiva che vi state delineando. innanzitutto ringrazio Alessandro per le belle parole che ci ha insomma dato. È sempre bello, no, ricevere poi da persone più in gamba, che stanno più in alto di te, magari anche poi, no, insomma, questi ringraziamenti sono sempre ben accetti. No, sicuramente, diciamo, io personalmente ho un po' dato di matto nel momento in cui, no, ho capito che la situazione non era proprio rosea, nel senso che nel momento in cui mi hanno chiuso la scuola, perché come sapete io insegno, forse, no? Forse qualcuno, insomma, faccio anche il professore a scuola. Nel momento in cui hanno chiuso la scuola, ho capito veramente che era proprio una cosa seria. Fino a quel momento lì anch'io bazzicavo un pochetto, non sapevo se fosse una cosa seria, meno seria, se eravamo coinvolti, non coinvolti. Dal momento in cui ho chiuso la scuola, il giorno stesso abbiamo cominciato a fare delle dirette su Facebook e su Instagram per colmare il vuoto che c'era immediato tra le persone che non potevano più fare sport e le persone e appunto gli allenatori che erano a distanza. Quindi ci siamo messi io, Simonetta, Capogna, Claudio, mio fratello Morelli, e sotto, no, il coordinamento di mio padre, di Ivano, abbiamo cercato, no, di dare un qualcosa che fosse significativo per i ragazzi, per i nostri tesserati che stavano a casa, ma anche poi per le famiglie e per gli appassionati che volontariamente ci seguivano a distanza. E quindi abbiamo cominciato appunto a fare questi video di preparazione fisica che mano a mano, insomma, hanno un po' spopolato su tutti i social. Poi dopo, per un discorso, per vari discorsi, anche per un discorso diciamo di ormai di coinvolgimento dei nostri tecnici, avevamo stabilito quindi dei protocolli attraverso i nostri tecnici per gli allenamenti a distanza. Abbiamo un po' interrotto queste dirette di allenamento, no, con i nostri ragazzi, perché ormai i nostri tecnici tranquillamente gli avevamo dato tutti gli strumenti, tutti i mezzi per poterli fare a distanza, e quindi non ce n'era più materialmente bisogno, perché ormai ci è dispiaciuto tantissimo, più che altro per gli appassionati che ci hanno scritto e ci hanno detto: ma perché non continuate? No, però insomma, È ormai diventato un appuntamento fisso ormai, eh sì, credo. perché poi dopo l'avevamo studiato bene, perché era prima di cena, quindi insomma anche poi quel momento della giornata lì che magari torni da lavoro, no, cioè un po' meno oberato, insomma, tipo un po' più rilassare, era utile anche per scaricarsi, no, da questa frustrazione, questo senso di rabbia. E poi dopo ci è venuta questa idea, sempre al quadrilatero Morelli, insomma, no, sempre a Simonetta, Claudio, me e Ivano, di intervistare personalità importanti, e è iniziato tutto con Bruno Morganti, che ha accettato così di getto. Io non sapevo neanche usare questo strumento qui che adesso stiamo usando, no, e ho tutto improvvisato in quel momento lì. E da lì in poi abbiamo intervistato Simonetta Valle, Barbiero, ieri abbiamo avuto Giulia Pisani, una nuova voce del volley, insomma abbiamo avuto tantissimi ospiti, famosi e meno famosi, magari anche nostri romasettini, che ci hanno tenuto compagnia, hanno contribuito, no, ad aggiungere un momento di formazione, perché adesso naturalmente bisogna, io dico sempre, no, che le crisi sono opportunità, cioè questo momento di crisi profondissima della nostra società
momento di crisi anche molto seria, molto sentita da tutti quanti gli italiani. Vedo anche che queste cose qui possono essere un ottimo sfogo per la frustrazione e il nervosismo, no, che c'è in giro. E quindi la nostra è più una missione, tra virgolette, sociale, no? Di dare un qualcosa alle persone di significativo. E devo dire che insomma, ho continuamente, per esempio, i nostri tecnici a Roma 7 mi suggeriscono i nomi, mi danno contatti, quindi c'è anche una grossa partecipazione, una grossa voglia di apprendere, no? Di fare, di essere, di sentirsi e di essere utili in questo momento, che Bene. penso sia importantissimo. Volevo coinvolgere il presidente Burlandi per una domanda. Sì, beh, diciamo, Giulio, noi abbiamo apprezzato che siete stati anche i primi a ripartire con questa metodologia. E te lo chiedo anche da educatore, visto quello che è il tuo ruolo nel mondo della scuola. Nessuno di noi pensa che probabilmente con qualche saltello in più a casa i ragazzi diventino atleti migliori, ma No. sicuramente. Oggi l'aspetto della socialità, che è stato molto impattato dalle misure a cui siamo tutti quanti sottoposti, diventa preponderante. Ecco, quanto pensi sia importante questo aspetto del tenere insieme i gruppi, sia dal punto di vista umano di ragazzi, ma anche dal punto di vista societario, sempre nell'ottica della programmazione degli anni successivi. Non mi voglio scordare, è passata al volo una citazione: gli auguri a Simone Tavalle per il Sì. suo compleanno importante che è stato Ha ieri. fatto una bella cifra tonda, ha fatto tonda tonda. No, Assolutamente. guarda, Andrea, sicuramente quella adesso è l'unica cosa fondamentale. Cioè, purtroppo siamo un po' atomizzati, no, in questa clausura forzata, e quindi avere dei momenti di ritrovo anche virtuali è fondamentale. Io oggi ero in una videoconferenza con i ragazzi di scuola a cui insegno. Io gli ho detto questa cosa qui: a me non sta a cuore adesso, in questo momento, la vostra forma fisica, è relativa in questo momento qua, no? Si può fare qualcosa, ma è molto relativo. Mi sta a cuore la vostra salute mentale, cioè lo sport deve essere uno sfogo, no? Una valvola di sfogo contro appunto i sentimenti di frustrazione e rabbia che ci possono essere. Poi sì, magari possiamo anche migliorarti, no, su alcuni aspetti di mobilità articolare, perché adesso abbiamo più tempo per lavorare magari su cose su cui prima non avevamo tutto il tempo no, per insistere a dovere. Un esempio è la mobilità articolare. Però sì, l'aspetto sociale, l'aspetto di coesione dei gruppi è fondamentale. Io aspetto sempre, insomma, gli allenamenti delle ragazze con tanto patema d'animo, perché voglio rendere gli allenamenti più coinvolgenti possibili per loro, più, insomma, più utili, no? E che siano belli da fare, perché questo è importante, tenere appunto tutte le ragazze, tutti i nostri ragazzi insieme. E devo dire che poi a Roma 7, nonostante siamo veramente tanti gruppi, tanti tesserati, tanti allenatori, non c'è un gruppo che è stato lasciato a casa. Tutti quanti i gruppi, tutti quanti i ragazzi sono seguiti, e questo è un orgoglio per me, insomma, per la Roma 7, per tutta quanta la nostra dirigenza, impareggiabile. Cioè, non aver lasciato nessuno indietro, non aver lasciato nessuno a casa da solo in questo Bravi. momento. Direi che anche i messaggi che stanno arrivando, Giulio, che stai vedendo, insomma, Sì, un è po' vero. questo calore, ma eravamo curiosi di sapere, in realtà, a proposito di allenamenti, come una squadra di Serie A1 si sta allenando in questi giorni, di non pallavolo. E ti volevamo chiedere, Giulia, anche un commento, no, su questa interruzione dei campionati, insomma, come l'hai vissuta da giocatrice. Allora, sicuramente è stato brutto dover interrompere il campionato in questo momento, perché avevamo raggiunto grandi traguardi e eravamo in un momento positivo in cui stavamo spingendo sempre di più perché si avvicinavano altri traguardi altrettanto importanti. E non poterli neanche giocare è brutto, e lascia un po' di amarezza. Però il momento è quello che è complicato per tutti e la salute viene prima di tutto, quindi accettiamo le decisioni, siamo chiaramente tutti a casa, si fa quel che si può. Io mi alleno a casa, faccio un po' di attività fisica, come diceva prima Giulio, magari ti dedichi anche un po' di più allo stretching, a delle attività che
che magari di solito non hai tempo di fare. Ho una palla a casa, quindi ogni tanto faccio qualche palleggio, ma non è Comunque, se la vuoi dare qualche consiglio alle ragazze che ci stanno seguendo, magari su come fare degli esercizi con un banale pallone, ecco, si può fare tanto, no? Sì, non è la stessa cosa, ti dico, non è uguale. Però ci sono alcuni esercizi che si possono fare, ma anche solo palleggiare al muro per rilassarsi. Magari c'è chi non si rilassa palleggiando al muro, però fare un po' di bagger al muro, un po' di palleggi al muro, inventarsi qualche esercizio nuovo, anche non finalizzato alla tecnica, può distrarre un po'. Quindi questo, aspettiamo novità, anche perché noi fortunatamente abbiamo ancora una piccola speranza che è la Champions League, quindi ci aggrappiamo a quella. Ecco, un po' forse non è molto bello sentirtelo dire perché voi siete sempre molto scaramantici, però ecco, si è parlato per tutto l'anno di una squadra, appunto Conegliano, che era descritta come una corazzata, una squadra quasi imbattibile. Insomma, eravate anche lanciate, molto lanciate verso la conquista del campionato. Immagino che un po' d'amarezza da questo punto di vista ci sia, no? Sì, quella c'è sicuramente perché eravamo ad un passo dalla fine di entrambe le competizioni, sia il campionato italiano che la Champions League, perché effettivamente del campionato italiano mi sembra mancassero una cosa come 6-7 giornate, e poi i playoff. E mentre della Champions League noi eravamo già in semifinale e c'erano altre squadre che dovevano giocare ancora ai quarti. Quindi iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel e invece è andata così. Rimane un po' d'amarezza, ma giusto questo poteva fermarci perché eravamo veramente cariche, eravamo veramente lanciate, ci allenavamo bene, eravamo in ritmo, eravamo veramente al top della forma. Senti, provo a farti tornare un po' il sorriso, dato che ci hai parlato di allenamenti da casa, di cose che si possono fare con la palla. Guarda, ti faccio vedere che cosa hanno fatto molte delle nostre società, semplicemente con un gesto, che è una pallavolo importante, il passaggio.
Eccoci, che ne pensi? Carino. Allora, queste sono tutte le nostre atlete e atleti, insomma, delle società del territorio che in qualche modo ci hanno voluto ricordare che basta creare delle catene a volte, passarsi il pallone per sentirsi anche meno soli. E com'erano i palleggi? Perfetti, ho visto delle difese, degli attacchi, dei palleggi, tutto. Quindi, insomma, approvato da una palleggiatrice di Serie A1, il presidente Andrea Burlandi, direi che le nostre società hanno fatto molto bene. No, ma in apertura hanno fatto veramente bene. E, Giulia, tu quest'anno, lo dicevamo, sei in una super squadra in cui ci sono anche i simboli della nuova pallavolo femminile italiana. Ecco, ormai cominciamo a conoscerli e anche per molte ragazze a identificarsi in Palagono piuttosto che in tutte le altre ragazze che hanno fatto così bene con la nazionale. Pensi che questo possa essere un momento di ascesa del volley femminile nella nostra Italia? Beh, sicuramente credo di sì, credo anche che questa squadra stia trascinando un po' il movimento pallavolistico femminile, perché a partire dal team della nazionale italiana fino alla squadra dell'Imoco che ha tante ragazze che fanno parte della nazionale. Stanno trascinando un movimento che è sempre più numeroso e sempre più sentito, cosa che invece prima non era. E fa piacere quando c'è seguito, quando c'è un riscontro da parte del pubblico e insomma speriamo che vada sempre meglio, che sia sempre così e che questo intoppo adesso di questo coronavirus anche chiaramente sta intoppando anche il percorso della nazionale durante l'estate, non limiti il pubblico, insomma. Io farei un ultimo giro di interventi, un po' ecco le vostre impressioni, vi rimetto tutti dentro, facciamo una chiusura tutti insieme, partendo da te Alessandro, ci sei? Sei con noi? Sì, ci sono, ci sono. Allora, volevo Tanto scusa, chiedere. volevo salutare Piero con Antonio e ringraziarlo anche perché ho letto le belle parole. Ciao Piero. Sì, ci stanno scrivendo in molti che insomma, a volte ricordano anche i vostri inizi, no? Giulio, Alessandro, quindi è sempre bello ricordare da dove siete partiti proprio perché avete fatto Certo. delle carriere importanti, no? Insomma, Quindi. Alessandro, prima di diventare un ottimo allenatore, è stato anche un giocatore di alto livello e ha calcato tanti parti importanti. Con Piero ricordava la promozione in Serie A dell'Ostia, insomma, lo ricordiamo anche tanti anni a Latina, nel momento di crescita di quella grande realtà che poi è diventata appunto la squadra di Latina, ma insomma. Anche Giulio ha delle esperienze molto importanti come giocatore. Oggi veramente siamo al cospetto di tre interpreti a tutto tondo della pallavolo di altissimo livello. Ecco, allora con queste belle, diciamo, conclusioni direi che ci possiamo lasciare con un messaggio di speranza da parte vostra, se vi va, insomma, una chiusura, ecco, per poterci in qualche modo dire come immaginate la pallavolo e quando finirà tutto questo, insomma, quando potremo tornare ad abbracciarci in palestra. Lasciamoci così, dai, con un messaggio di speranza. Inizierei da Alessandro Spanaghi. Guarda, io quel video che hai fatto vedere sono le migliori parole, nel senso si vede un movimento vivo, gente che ha voglia, gente che partecipa a queste call, gente che non smette di provare ad allenarsi, anche se non è semplice. Io sentivo prima parlare Giulia, è veramente complicato dentro casa poter ipotizzare, soprattutto a lavori tecnici. Magari si può provare a mantenere un po' la forma dal punto di vista fisico, ma sempre per ragazzi, magari alle prime armi, per giocatori di alto livello, diventa complicato anche passare tanto tempo fermi a casa per fare un lavoro credibile. Però io vedo un movimento vivo e vedo tante motivazioni e sono convinto, ecco, che presto, non so quando, bisognerà avere ancora un po' di pazienza, torneremo. Ma se lo facciamo con queste motivazioni che stiamo dimostrando in questo frangente, sicuramente ci aspetta un futuro roseo. Giulio, come te la immagini la ripresa?
No, io penso che se avverrà in estate ci sarà un'esplosione del beach volley, per esempio, però se non dovesse avvenire insomma l'estate, al di là poi delle difficoltà oggettive che ogni società incontrerà sicuramente poi dopo una ripresa eventuale a settembre, secondo me poi dopo la passione, la forza del nostro movimento verrà fuori in una maniera determinante. Noi continuiamo a lavorare con i nostri ragazzi, con le nostre ragazze, come se non fosse niente. Questo è sicuramente la cosa che consiglio a tutti quanti, anzi, di pensare sempre alla prossima scadenza che dà il governo Conte, come se il giorno dopo veramente fossimo tutti quanti liberi, perché quello è un ottimo strumento che ci aiuta dal punto di vista motivazionale, illudendoci naturalmente, ma ci aiuta tantissimo perché ti permette di ragionare sul futuro e di non percepire, diciamo, le cose lontane, no? Il rientro lontano, tutto quanto lontano, no? Invece è utile darsi delle scadenze, è utile darsi delle scadenze reali, no? Che siano fisse, anche magari con questo giochino qua illusorio. E secondo me, ripeto, la voglia di fare sport farà luce, per citare un po' Guccini in una famosa frase, no? Lui diceva che al termine della guerra c'era la voglia di ballare che faceva luce nei paesi. Invece bisogna essere, secondo me lo sport sarà un po' così, la voglia di giocare farà luce nelle palestre, accenderà la passione di tantissime persone, di tantissime famiglie, di tantissimi tecnici, quindi insomma sarà tutto secondo me difficile ma superabile. E poi voglio dire una cosa, Giorgio, mi hai messo in stanza con dei palleggiatori fortissimi, mi sento scarsissimo in questo momento. Fammelo dire perché veramente c'ho due campioni del È vero, vicino a esagerato. Ecco, Giulia, se poi vuoi rispondere anche a questo complimento. Ma intanto ti ringrazio del complimento. E poi volevo dire che io penso esattamente come Alessandro e Giulio, perché vedo sui social, vedo un po' ovunque che tutti stanno cercando un modo per evadere anche solo mentalmente da questa quarantena. E credo che anche se sarà complicato e sarà lungo questo percorso, credo che una volta che ci diranno che possiamo tornare in palestra, potremo tornare ad allenarci, ci sarà ancora più voglia, ancora più passione, ancora più tenacia e voglia di raggiungere, i risultati che, insomma, che ci prefissiamo. Quindi non vedo l'ora e aspettiamo, aspettiamo e vedremo cosa succederà. Ce l'hai un desiderio ancora da realizzare? Perché a volte ci chiediamo, no, dopo aver vinto il mondiale, che cos'altro si può fare? Io. Sì. Sì, ce ne ho tanti, ce ne ho tantissimi. Intanto un desiderio a breve termine sarebbe quello di portare a termine questa Champions League, anche se le condizioni, ecco, ci sono avverse, però quello sarebbe bello perché penso che ce lo meritiamo. Giulio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, guarda, proprio al volo Alessandro Fidotti mi ha ricordato che io sono stato vincitore di una borsa di studio che mi ha concesso di fare, no, una borsa di studio manageriale sportiva, quindi volevo ricordare un po' anche diciamo, il nostro caro Franco Favretto, che è stato per tanto tempo un simbolo, insomma, lo è tuttora, un esempio per la nostra dirigenza, e grazie a questa borsa di studio che riesco anche a fare queste cose qua, perché quella borsa di studio lì mi ha dato tante competenze che non avevo da altre parti, quindi volevo ringraziare e ricordare insomma questo bel momento nella memoria di Franco, ecco. Grazie, grazie Giulio, davvero. Presidente, a lei la chiusura. La chiusura non può essere che un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi. Penso che abbiamo centrato veramente lo scopo con cui stiamo facendo questo ciclo, perché oggi è una puntata zero o una puntata uno di un format che vogliamo mantenere e portare avanti per generare dei momenti di confronto. Belli, importanti, pieni di contenuti come è stato oggi. Quindi, nel darvi appuntamento continuare a seguirci su tutti i nostri social, ringrazio tantissimi gli interventi che ho visto mano a mano scorrere durante la trasmissione, e ancora grazie ai nostri ospiti di questo primo talk show della Valle del Lazio.
Grazie a tutti, ci lasciamo con la nostra sigla. Alla prossima puntata di Casa FIBA Lazio. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.